Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Mercoledì 27 aprile, lettura del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetti 16-21. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché non siano svelate le sue opere. Nel Vangelo di oggi continuiamo il dialogo tra Nicodemo e Gesù, un dialogo dove bene e male si affrontano, un dialogo che chiede di rinascere di nuovo, di scegliere di rinascere, ma questa volta dall'alto, un dialogo dove Nicodemo non risponde alla domanda di Gesù. Siamo in fondo noi, Nicodemo, che debbono rispondere alla domanda per rinascere dall'alto. Nel frattempo dobbiamo confrontarci con la vita e soprattutto con quelle sorprese amare che a volte l'hanno marcata. Quante volte abbiamo avuto l'impressione che Dio fosse lontano, indifferente o addirittura che ci punisse inviando sulla terra una qualche disgrazia. Ma è davvero così? Dio ci punisce se trasgrediamo ad una sua regola? Gesù pare proprio pensarla diversamente. Ci dice: Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio non per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi. Gesù ci parla di un Dio che ama talmente l'umanità da mandare il suo unico figlio a salvarci. Tutti abbiamo un'idea di Dio, a volte piuttosto orribile, come un distratto despota che si disinteressa delle sue creature. Gesù invece manifesta che Dio ha un solo grande desiderio: salvare il mondo. Invece il mondo spesso crede che Dio abbia un solo grande desiderio: scoprirci in castagna per poterci giudicare. Non è così. La scelta fondamentale dell'uomo è questa: accettare o rifiutare questa visione di Dio. Questo amore, dice Gesù, non giudica e non condanna, ma salva. Credere all'amore diventa salvezza, non crederci diventa perdizione. Dare e ricevere amore è vita. Rifiutare questa dinamica diventa morte, con l'illusione che questa sia l'unica via per salvarci. Qualcuno dirà che per scegliere l'amore bisogna essere stupidi. Noi giudichiamo stupido infatti chi non fa i propri interessi, amando questo mondo e il prossimo. A volte pensiamo che chi ama è un debole, è uno che si fa menare per il naso, è uno che lascia che gli altri ne approfittino, e tutte queste cose possono veramente succedere. Ma chi accoglie la rivelazione di Gesù sull'amore di Dio sa che il suo guadagno è maggiore. Gesù è morto per svelarci questa verità. Come dubitarne? Grazie per aver meditato insieme. E se questo podcast ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici ed amiche. A domani.